partirei dal macro. Digital marketing, qual è la situazione attuale? Digital marketing oggi vuol dire scenario complesso, vuol dire scenario estremamente innovativo, scenario veloce, dinamicità assoluta. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di nuove modalità di fare acquisti, parliamo di social commerce, appunto, parliamo di realtà aumentata, quindi parliamo di esperienze vissute in maniera diversa. Questo oggi è digital marketing, quindi uno scenario variegato, uno scenario che apre per l'azienda infinite possibilità di individuare soluzioni per far fronte ai loro bisogni. Oggi anche un media tradizionale, no, come l'email, sta vivendo un momento veramente innovativo grazie all'introduzione di contenuto dinamico e interattivo. Quindi tutto questo oggi è digital marketing, cambiamento e innovazione. E le aziende, che aspettative, insomma i clienti, che aspettative hanno e cosa vogliono dai partner? I clienti dai partner vogliono qualcuno che possa decodificare e interpretare questi scenari per offrire appunto soluzioni chiare a chiari obiettivi di business. Questa è l'esigenza primaria delle aziende. Qualcuno che abbia la giusta mappa per orientare le loro scelte e i loro investimenti, perché sicuramente le aziende hanno bisogno di investire e hanno bisogno di investire bene. Ed è in questo scenario proprio di decodifica e di interpretazione che nasce un concetto fondamentale, che è il customer journey, che è il piano operativo in cui si concretizza la gestione e il perfezionamento di una customer experience, che offre anche lo scenario per incastonare tecnologie e servizi, il tutto orientato a sicuramente soddisfare i bisogni dei clienti per ottenere così e raggiungere gli obiettivi dell'azienda. E di Ennea, cioè, cosa fate voi per i vostri clienti? DNA è un Customer Journey Provider, un partner che porta chiarezza e semplicità con il focus su obiettivi e risultati e con un metodo di lavoro che vede nel Customer Journey la dimensione dove esprimere nel migliore dei modi strategia e tattica, efficacia ed efficienza ed expertise e innovazione. Il nostro approccio vede il collegamento tra gli obiettivi del brand e i bisogni del suo utente finale, in modo da creare un percorso virtuoso, quindi un customer journey virtuoso, dove se gli obiettivi dei clienti, degli utenti sono soddisfatti, allora anche il brand e l'azienda raggiunge i suoi obiettivi, creando così un'interazione molto forte di valore con i suoi utenti finali. Avete di recente lanciato delle novità, ce le raccontate? Sì, tutta la nostra offerta e la nostra evoluzione è focalizzata sul customer journey ed è proprio qui che si concentrano le nostre novità. Andando in ordine cronologico, abbiamo lanciato da pochi giorni la nostra nuova digital agency, anzi la customer journey agency, TBD Powered by DNA, ed è un rafforzamento ed è una valorizzazione di un'expertise che abbiamo già maturato nel corso degli ultimi anni, incentrato sulla fidelizzazione del cliente, sulla crescita del suo valore. Sicuramente abbiamo già ottenuto grandi risultati su questo aspetto e lo vediamo in tanti case di successo con clienti come lo Hacker, Campagnolo, Unicef. Altra grande novità per il 2020 è per noi il lancio della nostra nuova piattaforma, la Magnus Customer Journey Platform, la soluzione per la progettazione e gestione di Customer Journey. Si tratta di un sistema incentrato su obiettivi, risultati e KPI attraverso i quali i nostri clienti possono avere sotto controllo, governare e gestire tutte le fasi dell'interazione tra loro e i loro clienti, con l'obiettivo di aumentarne le performance. Non voglio anticipare troppi dettagli, anche se effettivamente non ci sarà molto da aspettare, perché la piattaforma sarà lanciata a fine marzo in un evento Magnus interamente dedicato al Customer Journey e, ulteriore novità, con la prima ricerca italiana interamente dedicata al tema. E così, insomma, mi introduci direttamente nell'ultima domanda che vi volevo fare, che riguarda un po' il futuro, appunto, a parte il lancio che vedremo a fine marzo e la prima ricerca italiana, cos'altro bolle nella vostra pentola? Sicuramente il futuro ci vede come un player orientato al valore, orientato a lavorare insieme ai suoi clienti in uno scenario che deve essere chiaro il più possibile, dove gli investimenti devono essere orientati appunto secondo la giusta mappa di cui parlavo all'inizio, perché gli obiettivi principali di tutti sono l'acquisizione di
nuovi clienti, la crescita del loro valore e la loro fidelizzazione. E per questo sicuramente abbiamo introdotto in azienda già da diversi anni un approccio data driven, che è alla base di tutta la nostra progettualità, non solo per definire le migliori strategie, ma anche per analizzarle, misurarle e correggere il tiro laddove necessario.